partiti adesso, e quindi il primo pallone per Cassano che può... Ottavio Casalonga e Lopez, e anche con Salomon che si stacca un po' dal centro per andare a giocare. Attenzione a questo pallone che va in mezzo, resta, usato, il pallone resta lì, poi arriva in anticipo, poi arriva il pallone a Castellano che si sistema, mette in mezzo questo pallone molto bene di testa, poi va, non ci arriva Caruso e palla in mezzo verso Caruso che fa spintoni con Panzera, però riesce a girare verso Giama che poi alza questo pallone, mi pare, attenzione che il pallone va dall'altra parte, arriva Pellegrino e deve fare doppio intervento, grande doppio parata. Intervento e grande parata da Zinnare che c'è spazio, sono 4-4-2, cerca di recuperare lo scale, è solo davanti alla porta, adesso Bilotta vede la porta, va a tirare, ci ha messo il piede Cassano per battere questo fallo laterale, lunghissimo in piena di rigore, verso Caruso, ci arriva per un attimo il piede, poi... E non trova Perri, questi palloni pericolosissimi ad aprire il campo, adesso a Zinnari che vede la porta ma innocuo il pallone, non lo serve, va in mezzo, va verso Misuri che non riesce a trovare il pertugio per il tiro, va verso Cardamone che trova il tiro e c'è il palo, la traversa sinistra a portarsene due addosso, ancora Perri, va molto bene, rientra in aria, c'è la Sulzi in destra, va a tirare e non trova il giro, a sovrapporsi Aiello, non lo serve, a Zinnari va in mezzo, pallone centrale verso Nicoletti, adesso è lui che vede la porta, pallone resta lì, fuori gioco, è tutto fermo e arriva Zinnari che sicuramente rientrerà sul destro, no, va sul sinistro, vediamo dove va, ecco la Zinnari, va sul sinistro, mette questo pallone, arriva, non ci arriva Pelotta per un attimo, Calandra non aveva letto bene quando si era nella metà campo appunto della Borrone, Solomon apre molto bene da questa parte dove Giama può mettere a terra, scaramette questo tiro in porta, è solo Perri, non riesce a dare attenzione a questo pallone che resta lì e poi c'è il calcio di rigore. Eccolo qua, parte Perri e gol dello Scalea al 24esimo, aveva intuito Pellegrino sulla sua destra però non c'è potuto arrivare, l'imbucata verso Bilotta che si è spostata a destra, vuole il cross, va Bilotta ancora, la mette in mezzo, va sul primo palo, il pallone resta ancora lì, non c'è niente, c'è arrivare Nicoletti che deve adesso cercare, attenzione che sfila molto bene questo pallone, va verso Frason, botta in mezzo, Pellegrino ci mette i guantoni. Anche qui poteva fare meglio il numero 17 dello Scalea, poteva anche avanzare. Attenzione che ha rubato questo pallone, va a tirare in porta, ci deve mettere il piede e la mano Pellegrino per evitare. Numero 8 di Fusino, mette in mezzo verso Azzinari, questo pallone è alzato, vede la porta. Ci siamo e via, ecco siamo partiti per questo secondo tempo con Cardamone che ha spazio dall'altra parte dove c'è Azzinari, Bilotta è nell'area di rigore, va a puntare l'avversario, va a tirare sul primo palo dove Calandra è molto attento, Castellano, il pallone ancora in gioco, non c'è nessun fuorigioco, Cardamone, pan corto, ma troppo sul portiere, sul primo palo, Bilotta guarda la porta, è molto lontano, Bilotta, ce l'ha sul destro, poi invita, vede, sente dall'altra parte che arriva Aiello, ma già tra parte. Aiello, ancora Aiello, mette in mezzo, c'è Misuri che ha già tutto lo spazio e era un bel tiro questo. Frassone, attenzione, mette questo pallone Perri, non arriva giusto proprio per... non li avevi segnati, no. Vedevo che facevi e prendevi no, appunto. No, vedo che tu qua attenzione a questo pallone che va a saltare, ci mette le manoni, il guanti Pellegrino, poi il pallone tocca il tacco di che anche qui a scala, attenzione a questo pallone è lungo sul secondo palo, c'è sempre Cassano, sbaglia questo intervento, favorisce Castellano, adesso si gira Caruso, ancora Caruso, è sul limite dell'aria, ne fa fuori due, non c'è nulla. E poi che c'è? Simulazione? E allora è rosso. E adesso è rosso perché era già ammonito, no? O no? Solomon che si è spostato tutto da questa parte, mette in un certo qual modo il pallone a terra, poi vuole la battuta, cercava il primo palo, adesso va da parte, affrontato da Frason, vuole l'area di rigore a Zinnari, esce molto bene, attenzione, fa fuori due, la mette in mezzo, ci mette il piedone Calandra, salva ancora a Zinnari. Azzinari vuole andare in porta, esce un tiro lento, basso, che il pallone per un attimo, poi lo recupera, va su Castellano che prende campo, ce l'ha sul sinistro, voglio invitare al tiro, ci arriva Perri che ribatte, ce l'ha sul destro, la canna dietro, cercano Misuri, il tiro, poi imbucata verso Tuoto, attenzione il tiro fuori, il pallone è uscito e qua Tuoto non poteva fare meglio, non ha sfruttato Tuoto questa occasione, poteva fare meglio, poteva calciare, ha perso tempo subito perché è
rischiato anche qualcosa. Il giocatore dello Scala, eccolo qua. Finisce qui questo anticipo del campionato d'eccellenza. Bella partita tra questo derby, che dobbiamo dire anche un derby, della provincia di Cosenza, fra i 5 squadre che sono nel campionato d'eccellenza, con la Scalea che porta a casa questa vittoria per 1-0 grazie al gol di Perri.